Tra le mura amiche, l'Isernia fa un sol boccone del comprensorio Verano in un match mai messo in discussione fin dai primi minuti di gioco. Ed è proprio al settimo minuto, al primo affondo, che l'Isernia già sblocca il risultato. Angolo di Panico, riceve Fontana, che insacca sul secondo palo. Al quattordicesimo Panico tenta la personale conclusione, alla meglio sugli avversari, ma tu per tu con Book è l'estrema ospite a vincere il confronto. Arriviamo al ventesimo, calcio piazzato per i biancocelesti, se ne incarica Capitan Panico, ma Book alza sulla traversa. Lo stesso Panico lo ritroviamo di nuovo su palla inattivo, ma la sfera è ancora preda dell'uno ospite. L'ultima occasione per la prima frazione è con Buonanno, che riesce a servire Grasso, che in girata non inquadra lo specchio. Sul parziale di 1-0 si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa e subito assistiamo a questa conclusione di Buonanno sventata da Book. Giungiamo all'ottavo minuto di gioco e si alzano le proteste ospiti che invocano il penalty per questo atterramento in aria di Grillo, ma il signor Gioviani di Termoli giudica regolare e va ad ammonire proprio il 10 ospite per proteste. Al quattordicesimo registriamo l'occasione più ghiotta per il Vairano, calcio piazzato con Mancini, respinta corta di Scalia su cui si fionda Volpicelli senza trovare il tapin vincente. Al ventesimo Volpicelli perde Grasso e lo ferma in maniera irregolare. Il direttore di gara assegna il penalty che Panico trasforma per il 2-0. Passano appena 8 minuti di gioco e l'Isernia guadagna un altro penalty che Buonanno però fallisce. Poco male perché il risultato è ormai acquisito e l'Isernia guadagna il vertice della classifica in vista del recupero del Montidauni contro il Vasto Girardi. Al termine del match la dirigenza dell'Isernia approfitta delle nostre telecamere per chiedere una maggiore attenzione all'amministrazione comunale per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto sportivo. Non è una bella visione quella che si trovano davanti le squadre ospiti quando entrano negli spogliatori, dice il presidente Scarselli, per non parlare dell'impianto di illuminazione riparato alla buona e anche pericoloso. A questo aggiungiamoci le numerose docce con acqua fredda che fanno i giocatori di prima squadra e della Juniores. E siamo sicuri che l'amministrazione raccoglierà queste richieste, in fondo ne vale l'immagine della città.